'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra sono arrivate in Emilia-Romagna seguendo l'odore dei soldi e sono diventate imprenditrici di illegalità. Gioco d'azzardo, usura ed estorsioni, traffico di armi e stupefacenti, edilizia sono i settori in cui operano. Le scosse di terremoto non erano ancora finite che, con la complicità di imprenditori locali, le mafie pensavano a come lucrare sulla disperazione della gente. I loro affari non possono fare a meno della politica e dell'opinione pubblica. Ecco allora che in Emilia i boss avrebbero condizionato anche la stampa e il risultato delle elezioni. Il muro di silenzio e indifferenza dietro al quale si nascondono i clan sta crollando per merito di Emilia, il più grande processo per mafia mai svoltosi nel nord Italia. Tra gli imputati non solo 'ndranghetisti, ma anche imprenditori, politici, giornalisti, forze dell'ordine e consulenti finanziari. La buona notizia è che in aula ci saranno anche tanti cittadini che vogliono conoscere la verità. Il processo Emilia riguarda le imprese e la politica, i professionisti e le istituzioni. Riguarda tutti noi.